Austin Austin contro Pavel Buran e poi alla fine il nostro Roberto Chiappa opposto a Friedrich Magnet. Quindi un impegno veramente notevole per Chiappa, uno dei candidati al podio, il transalpino. Finalmente potremo avere un quadro esatto delle possibilità del nostro velocista, del nostro artista. Uno scontro notevole quello tra Chiappa e Magnet. E si riparte immediatamente con i quarti di finale della velocità uomini. Mentre vedete che si festeggia nel box azzurro, Dario Broccardo è pronto, Antonella Bellutti è già sui rulli a riscaldare la muscolatura. Mentre vediamo la stazza possente dell'australiano Darren Hill. E poi a seguire con ansia i quarti di finale dell'inseguimento femminile, mentre vediamo in zona riscaldamento Roberto Chiappa. Si comincia primo quarto di finale. Si comincia a far sul serio. Russo contro Kixis. Nettamente favorito il francese nei confronti del lituano. Eccoli sulla linea di partenza, 750 metri da percorrere. Nel primo giro condurrà Einar Kixis, lituano, mentre vediamo Russo che si concentra per la sua prova. Florian Georges Russo contro Einar Kixis, Lituania. Partito primo giro a condurre il lituano. Russo è dietro di lui. Vedete, seriamente preoccupato e concentrato Einar Kixis, cliente veramente scomodo Florian Georges Russo, uno dei candidati alla vittoria finale. Immediatamente dopo i quarti dell'inseguimento femminile con la nostra Antonella Bellutti. In ultima, nell'ultimo quarto, la vedremo scendere in pista nell'ultimo quarto, quindi tutta la nostra attenzione, tutta la nostra energia a seguire la prova dell'atleta di Bolzano, della campionessa olimpica, che è opposta alla lituana Razekite. Mentre vediamo che Kixis ha lanciato lo sprint, Florian Russo non ha problemi a stargli dietro. Vedremo ancora 250 metri per loro, curva che mette in dirittura d'arrivo, non sembra capace, ma Russo
la spunta proprio per pochissimo nei confronti di Kixis, anche se la regia si sofferma sul lituano. Dovremmo rivedere un attimo lo sprint, il lituano che forse riesce a spuntarla, no, è il francese che la spunta proprio per pochissimo. Occorrerebbe il photo finish per capire bene chi dei due ha vinto. Wer saß ja aus beim Finallauf von Jens Fiedler in Atlanta. Ja, da war mehr Platz. Da hat er etwa mit 5 cm gewonnen, das reicht eigentlich. Fotofinish zwischen Florian Rousseau und Einas Kixis im ersten Lauf, Viertelfinale, Sprint der Herren. Ähnlich war es bei Olympia. Es soll eine tausendstel Sekunde gewesen sein, mit der Jens Fiedler seinen ersten